noi oggi abbiamo due strade, una quella che è più difficile, più lunga, cioè di insistere sugli investimenti, sull'export, che l'anno scorso sono andati molto bene, e l'altra sono le scorciatoie che sta prendendo questo governo, tutte molto pericolose a mio avviso, per cui sono provvedimenti che rappresentano slogan, che poi finiscono per voler dire più disoccupati, e soprattutto, e sono molto preoccupato, il rischio che continuare a parlare dei cigni neri, di euro, eccetera, eccetera, ci riporti, come già in parte è successo, al centro della speculazione internazionale. Che cosa c'è di sbagliato nel decreto dignità, secondo lei? Che c'è l'idea, una filosofia di chi non ha mai lavorato un giorno in vita sua, cioè l'idea che se tu rendi più difficili i contratti a tempo, contemporaneamente questi contratti si trasformano a tempo indeterminato, invece si trasformano in disoccupati. Bisogna continuare, come abbiamo fatto, a alleggerire il peso fiscale sulle imprese e sul lavoro, che è la cosa prioritaria, e spingere moltissimo sugli investimenti tecnologici, continuando Impresa 4.0 e sul piano straordinario Made in Italy. È una strada complicata, perché l'Italia ha avuto durante la crisi davvero gli effetti di una piccola guerra. E noi abbiamo anche sbagliato a dare il senso che ritenessimo di aver risolto i problemi, perché così non era e non poteva essere. Però ecco, la cosa importante è non perdere quel recupero che si è fatto, che è un recupero importante.